Togliendo le considerazioni della direttrice Pini, nel nord d'Italia, nelle campagne del nord Italia, il 55% della forza lavoro è straniera, solo il 45% è rappresentato da lavoratori italiani. Insomma, il suo partito si trova in una sorta di ballottaggio tra prima gli italiani o prima i prodotti italiani. Il mio partito si trova con le proposte che ha fatto quando il ministro Bellanova fece il pianto in Mondovisione dicendo che avrebbe salvato e regolarizzato prima 600.000 immigrati, poi si era sbagliata 300.000 e ci siamo resi conto che i migranti che vengono utilizzati in agricoltura ad oggi che sono stati regolarizzati sono solo 17.000. Noi abbiamo fatto delle proposte serie che non sono state prese in considerazione, abbiamo detto in più di un'occasione che bisognava utilizzare, come ha detto giustamente il presidente Scanavino, gli italiani che in questo momento sono a casa e che vogliono lavorare, perché non è vero che gli italiani non vogliono andare a lavorare in agricoltura. Abbiamo detto in più di un'occasione che si potevano utilizzare e migliorare i voucher che in questo momento si possono usare in agricoltura, ma non vengono utilizzati perché la burocrazia ci dice, e lo dicono le associazioni di categoria, che i voucher così come sono in questo momento sono inutilizzabili. Cioè, io conosco decine di imprenditori agricoli che hanno anche la manodopera italiana che è disponibile ad andare a lavorare, ma i voucher non possono essere utilizzati perché hanno una burocrazia, quindi lei crede, talmente oppressiva. Senatore Centinaio, voucher... crede che sia possibile, mettendo in campo degli strumenti adeguati, di riportare gli italiani al lavoro nei campi e sostituire quella fetta così consistente, come abbiamo visto dai numeri, di lavoratori stranieri? Ma assolutamente sì, guardate, solo negli scorsi giorni, nelle scorse settimane le associazioni di categoria avevano lanciato degli appelli, le categorie agricole avevano lanciato degli appelli agli italiani in difficoltà economica e in tanti avevano risposto. Un esempio viene dato dal Veneto, dalla Basilicata, dalla Liguria, dalla stessa Lombardia, dallo stesso Piemonte, dove in tanti volevano andare a lavorare, ma non c'è la possibilità, ci sono i voucher che sono inutilizzati. E inoltre l'impossibilità di poter utilizzare per tempi brevi anche coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, perché anche queste persone che percepiscono il reddito di cittadinanza ti dicono io andrei a lavorare per un periodo a tempo determinato, ma poi quando io riperdo il lavoro mi ridai il reddito di cittadinanza. Anche questa cosa non si può fare. Quindi non è una questione tra immigrati e italiani, è una questione di persone che hanno bisogno di lavorare.